tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. In questi giorni il Movimento 5 Stelle sta raccogliendo le firme affinché venga data la possibilità ai bambini degli asili e delle scuole elementari di portarsi il pranzo da casa in alternativa a quello servito dal servizio di ristorazione scolastica. Questo perché, stando a quello che dicono loro, è più economico e per risolvere il problema di alcuni bambini che rimarrebbero digiuni perché il menù fisso non consente alternativa. Le sembra una buona idea oppure no? Secondo me i bambini dovrebbero mangiare comunque a mensa, perché oltre che è un momento ovviamente per pranzare, è anche un momento per stare insieme e quindi parlare, condividere determinate cose. Comunque tutti noi, anche sicuramente anche te, abbiamo mangiato tutti quando andavamo a scuola elementari. Credo che quello non si perderebbe, comunque continuerebbero a mangiare insieme. No, secondo me magari qualcuno si porta da casa determinate cose, un altro se ne porta un'altra, poi secondo me sarebbe meglio invece rimanere come è sempre stato, ecco, diciamo. Però vabbè, comunque non vuol dire che non sia una cosa così eclatante portarsi il pranzo da casa. Chi sostiene questa teoria dice è più economico portarsi il pranzo da casa piuttosto che pagare il servizio a scuola e ulteriormente si possono seguire le esigenze alimentari dei bambini che magari possono avere delle esigenze alimentari particolari. In quel caso sei più d'accordo? Io penso che comunque le esigenze alimentari dei bambini, chi distribuisce servizi di ristorazione, hanno comunque delle tabelle in cui rispettano i determinati standard. Ti dico, io sono un cuoco, conosco comunque persone che lavorano all'interno di servizi di ristorazione di mense, sia scolastiche che ospedaliere, e rispettano tutti i canoni di esigenza alimentare di un bambino nella loro fase di crescita. Portarsi il pranzo da casa potrebbe essere anche un qualcosa che potrebbe essere controproducente, perché comunque magari la mamma o il papà vizia il bambino, magari gli dà quello, quell'altro, qualcosa in più, ok, che magari non ne ha proprio bisogno. E magari ci possono anche essere episodi di disturbi alimentari, magari mangia tutti i giorni la stessa cosa, oppure non lo so, troppi cioccolatini, tutte queste cose qui. Invece la mensa ha delle tabelle settimanali in cui comunque hanno, per dirti, lunedì hanno della carne, martedì magari hanno dei legumi per bilanciare comunque proteine, mercoledì hanno il pesce. Seguono una dieta specifica, studiata. Studiata, comunque non sono cose fatte a caso, quindi visto che sono cose studiate, cioè, è meglio che comunque i bambini rispettassero questo, cioè rispettassero, seguissero ovviamente questa linea, ecco. C'è il punto positivo e anche il negativo, perché ci sono bambini che hanno un'alimentazione speciale che solo i loro genitori sono in grado di dargli, e poi ci sono quegli altri che direi che sono la maggioranza, che prendono quello che servono nelle scuole. Le scuole farebbe bene continuare sempre servendo come hanno fatto fino ad oggi. Il punto negativo qual è secondo lei? Il punto negativo è fare con che i genitori devono loro dare quello cibo da mangiare ai bambini, perché qualche volta non hanno tempo di farlo quello lì. Già hanno un tipo di vita che è difficile. Sì. Direi che questo sarebbe il punto negativo, non è? Essendo comunque un'alternativa, i genitori possono scegliere se dare ai propri figli il cibo da portare a scuola oppure se sfruttare il servizio di ristorazione già presente all'interno dell'istituto, quindi comunque non sarebbe un impegno che va a gravare sui genitori, ecco. Qualcuno dice: rischiamo che i nostri bambini diventino troppo viziati, perché al di là delle necessità nutrizionali del singolo bambino, però si rischia che magari il bambino dica no, a scuola non mi piace questo, per cui voglio questo, questo e quest'altro. Cosa ne pensa? È un rischio che io credo che succederà prima o poi. Perché quindi i genitori tendono ad assecondare poi le volontà dei bambini. Esatto, esatto. Secondo me è meglio il passo, cioè, della scuola. Come mai? Per non viziare un bambino, se magari vuole tipo lo yogurt o qualcosa, cioè
per dare il cibo un po' più sani. C'è chi dice che può succedere che i bambini abbiano magari delle esigenze nutrizionali particolari e la scuola non può soddisfarle tutte, invece il genitore sì. Vabbè, in quel caso è giusto, ma se non ha allergie o cose, è giusto il cibo dell'asilo, la scuola, secondo me. Tu mangiavi a scuola mensa quando andavi alle scuole elementari? Mangiavo. Ti capitava di in un qualche modo lamentarti perché il cibo non era di qualità, non ti piaceva, però eri costretta a mangiarlo, oppure ti piaceva tutto? Alcune cose no, però dovevo mangiare lì, quindi mangiavo lì. Forse le nuove generazioni sono un pochino più avvantaggiate rispetto a noi, anche se sei giovanissima, però sicuramente non hai 5 anni. Sì, quello sì. Per cui in un qualche modo il fatto di aver mangiato a scuola ti è servito perché hai dovuto in un qualche modo affrontare qualcosa che non ti piaceva, però l'hai dovuto fare, l'hai fatto. Sì, almeno non sono viziata, sono pronta a tutti i cibi, non come magari le generazioni di adesso che magari vogliono il fruttino, glielo prendono o altri cibi.